Benvenuti alla Season 2 di Fortnite 2. Quest'oggi facciamo reazione al pass battaglia come sempre in ogni Season di Fortnite. Sapete benissimo, l'unica differenza è che siamo direttamente assieme, perché se guardiamo ognuno sul PC ed effettivamente è un po' più scomodo. Quindi abbiamo detto approfittiamone, stiamo una fianca all'altra, arrivederci e grazie. Allora, non sappiamo nulla del gioco perché in questo momento non c'è la patch notes, quindi siamo qui di fronte al gioco senza sapere cosa ci aspetterà, ma tanto Surprise! Lo sapete, usciranno altri video successivamente nelle prossime ore, quindi molto molto semplice. Prima di iniziare, Fere, cosa dobbiamo fare? Non lo so, cosa dobbiamo fare? Cosa bisogna fare prima di iniziare, Fere? No. Devi andare nel negozio di oggetti, in basso a destra. Ah, è vero, hai ragione. 2317, accetta. Era Fere. Già pronto, hai visto, era il destino. Sì, me lo sono dimenticata, mi dispiace, Fere, ma lo sono schifo. Dimenticato. Chiedi scusa. Allora, questa volta nel post battaglia c'è qualcosa di diverso, perché c'è una sorta di distanza un po' particolare con gli agenti. Togliamo le skin che il gatto va. Le vedremo. Avevo visto solo la testa e mi sembra un gattino appoggiato, l'ho visto. Sembra dopo che ci sia qualche differenza rispetto al passato, anche perché sembra proprio interagibile, vedi? Vedi? Perché tu da qua puoi guardare le sfide, il magazzino dei potenziamenti, non so cos'è. Insomma, adesso dobbiamo vedere un bel po' di roba, era giusto per farvi capire che ci sono tante cose interessanti. Prima è di tutto, la mappa di gioco quella. Sì, prima di tutto però andiamo al wow! Bello, dai, figo. Va bene. Questa skin, Fere, ricorda questa skin. Ok, me la ricordo, e tu mi dirai me la segno. Allora, pass battaglia, andiamo a prendere il bundle con 25 livelli, conferma acquisto. Ed eccoci qua. Allora, pass battaglia sbloccato. Per adesso vediamo un po' cosa ci aspetta. Allora, specialista attrezzatura maglia, scegli un percorso unico, part of the forgiatura personalizzata 7. Cosa vuol dire part of the... Non lo so, si sono dimenticati. Fare questa skin si può personalizzare in 1,8 milioni di possibilità. Penso che abbiano fatto che tu puoi decidere tipo il pezzo di equipaggiamento, i colori, la fa tutto. Come cavolo è possibile? Non lo so, però bellissima, c'è scritto che ci sono 1.800.000 combinazioni possibili. Possibili, fighissimo. Quindi non vedo l'ora di andare a frugarla. Dopodiché, andando avanti, abbiamo agente bananita. Beh, comunque, Steph, questo pass battaglia mi sembra anche chiaramente una citazione a 007. Però poi in realtà c'era pure Marvel, infatti non l'ho visto Deadpool. No, non l'ho visto. C'era pure Deadpool. È forse una citazione a tante cose, non lo so. Vedremo. Chiamami. Carino. Vabbè, ci carino. Sta. Immaginetta abbastanza inutile. Dai, non è male. Allora, è carina l'idea, ma non so se lo userei perché è parecchio ingombrante magari quando scendi. Però è carina. Va capita, carina, va capita. Non è male. Backpack va bene. No, questo è orribile. Borsa banale è orribile. Scusate, ma è orribile. Questa carina. È bella. Questa carina. È bella. Musiche che noi non sentiamo, però musichette da spia che posso fare. Pi, 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 pi. Basta. E poi abbiamo... Part of the Forza Bruta set. Questo part se lo sono proprio dimenticati. Perché ti sei quando hai installato il gioco, te lo sei dimenticato in italiano. Martello, del metodo, martello e mannaia, boh, vabbè. Vai. Ok, ok, andiamo, va benissimo. Andiamo avanti alle cose un po' più belle, ecco. Ma è uguale a quello di prima, però no, quello, guarda che quelli erano il piccone, capito? Esatto, questo è lo zaino perché uguale, li perché, perché li appoggi, lei, certo. De- no, questo è per Fere. Ruba i soldi, no, e bello. Scappa via. Ma sono soldi di Monopoli, si vede già da qua. Però questo mi piace, carino. Questo lo approvo, molto carino. Poi va bene, va bene. Prima skin dopo le prime due. Brutus. Brutta. Avevo visto gli spoiler nelle varie c'erano pagine gratis. Instagram di Fortnite, no, e vabbè. Infatti lui, la sua sagoma sembrava Thanos, un po' ci assomiglia in effetti. Mm. Allora, è carino, però dico la verità, in gioco non lo userei mai, è troppo grosso, è troppo grosso. Io uso solo skin femminili perché mi piace che non vedi nulla, secondo me, mentre esatto. giochi. Esatto, bellino quello. Perché bellino poi la skin di dopo, per quello sono andato subito avanti. E infatti, questo è un deltaplano. Carino. Ed è uno di quelli che mi ispira veramente sacco. Poi, 400 V-Bucks, va bene. È il momento di andare avanti. Quindi, pass battaglia selezionato così. E direi di andare a giocarcela al solito modo, ovvero acquista livello e prendiamo immaginetta, ok. Ma è un po' borderlands questo tratto così sfumato. Sì, però abbastanza semplice, sì. Abbastanza V-Bucks, semplice. Carino. Questo mi piace. Carino, ci sì, sta. Sì, sì. Semplice ma carino. E scia di... Bella! Esplosivi. Questa con i cuoricini però. Questa mi piace. Questa è perfetta per me. Hanno fatto il set per me, Steph, sì. Finalmente. Molto bella. Dopo quello di ninja. Guarda che bello. Sono... Bello, sono deciso a fare quello di Fere. Bello anche questo, mi solo piace la scia hanno fatto di Fere. Immaginetta. Ma dai, questo è l'aspetto, è raga, l'aspetto. Ovviamente il mantellino è mio, perché per fortuna non li hanno messo, sarebbe bruttissimo. Bello Fere, ho capito che io il set boom set. Sì, è questa skin. È la skin, immagino. Mm-hmm.
Vabbè, musichetta. Primo ballo. Questi sono quei balli ignoranti che piacciono a te, Steph. Sto cercando di capire se lo sento bene. Non è male, eh? È carino. Ti piace? Senti il feeling? Sì, ti piace? Sì, non è per niente male. Eccola qua. Finalmente la vediamo. Bella. Per è già andata. Allora, la versione nera e questa mi piacciono un botto. Più della prima. Lo immaginavo. Molto bella. E qui siamo a livello 40 del pass battaglia in questo momento. Ok. Va bene, l'immaginetta del gatto che ci sta già facendo capire. Molto carina. Ci sono bellina, le zampette dorate del gatto. Molto carino. Bellina. Poi, piccone. Sì, penso sia il piccone del gatto comunque. Può essere. Non così, ci dice feeling. Il part di cassette, però. Eccoci qua con il backpack che era stato anche spoilerato. Ah, i topolini bombe. Ma li vedi che sono i topolini granate? Era già stato spoilerato, io l'avevo già visto. Ah, ok, io non l'avevo visto. Poi, immaginetta del gatto. Bellissima. Questo è bellissimo. Bellissima. Prossimo. Ok. Belle. Ci stanno. Sì, perché poi è tutto collegato all'oro e ai gatti. Oro e gatti, fine. Season 2-2, oro gatti. Ok. Bellino però, eh. Mi piace. Voglio vederlo in gioco. Potrebbe essere bello. Mi incuriosisce. Ok. Shia. Cos'era? Ma la pasta con le lettere, ce l'hai presente? Non c'era anche un simbolo prima? Eh sì, però non ho capito quale. Però sembra la pastina con le lettere, quella per bambini, non lo so. Ok, va non bene, l'ho capita. Non mi piace. Non l'ho capita. Poi V-Bucks va bene, immaginette va bene. Questo è bellissimo. Questo non è traversa, è peccato. No. Così. Va bene così. Questo l'avrei voluto traversa. Bellissimo. Vai. Eccola qua. No. Carina. Però, no, mo si peccato. Carina. Non ci credo, che trash. Nero però mi piace. Nero è bello, dai. Dai, ma muovi i pettorali. Fai pressione. Vabbè, come skin troll. Comunque ammetto che è una delle migliori che avrò mai fatto. La versione nera è troppo. Questa è troppo bella. Bellissima. Troppo bella. Che bella questa immagine. Bella, molto bellissima. Molto sì. Poi carina, mi piace. Ok, V-Box, va bene. Siamo a livello 64 e Fere qui è andata. Questo io mi sa che oggi sarà la prima volta in tutta la mia vita in cui mi sciopo tutto il pass battaglia esattamente come stai facendo tu. Secondo te perché l'ho fatto? Sapevo già. Sapevo, però di solito le cose ai livelli alti dico sì, sono carine, però se le blocco bene sono questo. Questo mi sta piacendo un penso sacco. Sia nella top 3 dei pass battaglia. Sì. Sapevo già mi piace, e me l'aspettavo. È uno stile che ovviamente mi piace anche bello. Questo, mi piace. Bello con la scala. Sai che questo ci sta bene nella mia skin? Sì. Anche perché ha variabili, potrebbe essere variabili di colore. Bello. Bello, ci sta molto è super bene. Gella. Esatto. Super gella. Che sto giocando su TikTok, quindi il periodo del immaginetta. Va bene, abbastanza inutile. Belle queste. Anche queste le metto distant. Queste le metto distant, super fantasy. Sì, vanno ovviamente. Per forza messe. Cosa sono? Cuoricini? Fuori. Tipo di San Valentino. Ah, vanno i cioccolatini. Sì, sono i cioccolatini. Orribile. Orribile. Mi fa impazzire. Bruttissima. Questa è la nuova zona della mappa. Con lo squalo così. Sì. Con la base è un'isola a forma di squalo, da quello che so. Mi e piace. L'hanno messa pure in creativa. Non ci andremo mai. ci andremo. Vediamo se te la fanno a forma di deltaplano. Tutti bello, fantastici. Bello, tutti per fare questa season. Questa mi piace un sacco. Immaginetta del perché è piena di cose pucciose, quindi mi piace. Altro aspetto. A parte bananita in 100 versioni. Ok. Bella, bellissima. Bello. Anche le. Ah, ecco! Quindi lo stile di lei, tutte queste altre cose pucciosissime che stiamo vedendo. Carina. Sì. Nuovo sì. Personaggio, oltretutto. Non abbiamo mai avuto lei come personaggio. Molto bello. Ragazzi, sembra molto interessante questa sembra schema. Rale. Forse, dimmi che non è ispirata forse da Rale, per un dai, periodo. Così sembra Rale. A Rale tutta la forse vita. Per un periodo mi tolgo la crackshot. Perché sono veramente interessanti le skin. Secondo me ci sta. Ok. Vabbè. Ma è per fare tutte. Sì. Vero, perché testo mi sa croce. Che la posizione ti diceva se la testa croce. Così come il carta forbice sasso. Che carino. Anche quello. La mano dorata che appunto ci parla dell'oro. Molto semplice. Molto banale. Bello. Bello. Bisogna capire quanto. Però bello. Perché potrebbe essere fastidioso, però bello. V-Bucks va bene. E piccone. Va. Immaginetta. Questo è bello. Questo è più bello, questo mi piace. Bello. Musica che non sentiremo. Immagini, V-Bucks. Raga, manca pochissimo. Abbiamo quasi finito. Livello 94. Non mi piace. Quindi finalmente vediamo anche la skin finale. Che io non so cosa sia. Non so tu, ma io non me la sono spoilerata. Questa è molto sì, bella. Sì, è un tipo con le mani d'oro. Se lo vedi. Sì, lo vedo anche nel trailer. Aspetta. Questa può essere bella. Mi piacciono molto questi movimenti di gambe. Esatto.
bella, bella anche la musica. Bella, vero? Bella. Sì, 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 sì. Un bel ballo, un bel ballo. V-Bucks, ed eccoci con la skin finale. È figo, ammettilo. Un figaccione. È figo, eh? È un figaccione. Non mi piace Doro, a me piace la prima versione. Oh, bello, con tutti quei tatuaggi. È proprio il mio tipo lui, eh. Interessante. Proprio il mio tipo. Molto interessante. Non molto so bello. Vedere. Sembra... Hai presente quando ti guardi drama coreani? Non sembra un attore coreano, è bellissimo. È anche tipo Dracula, perché non c'ha lo... È tutto non so, strano. Però sembra un attore coreano, è molto bello. Bello, acquista, un figaccione. Acquista e ci prendiamo mi tutto. Mi piace. Per una volta mi piace anche la skin finale. Mi piace no, ragazzi, tanto. Però non mi volete far vedere tutto, per favore. Vabbè, un recap veloce in caso ti sia dimenticato di far vedere qualcosa. Riscatta. Ok, allora mettiti quella del 100. A questo punto ti prego. Dici? Vuoi vedere il negozio oggetti? Ah, pensavo fosse nuova. Niente, era vecchia. Pensavo avessero aggiunto. Allora, come piccone io voglio provare. Metti direttamente il punto esclamativo, Steph, per favore. Così vedi le nuove, non devi stare. Ma tanto lo sai che io non le prendo mai le nuove. Lui, quindi? Sì, Steph, è figa. Però volevo un attimino vedere. Lei la metto io. Ho capito, ma a parte che devi scegliere bene, perché è bellina anche questa. Lo so, però è molto carina anche lei. Come funziona questa skin? Ecco, vediamo. Allora, salva ed esci. Modifica stile, non posso. Forse devi sbloccare delle missioni. Ho un mezzo pensiero. Ho perso la skin nuova, non ci credo. Dai, perché l'ho premuta. Era leggendaria. Eccola qua, dai. Quindi lasciamo lui, però devo cambiargli i backpack perché non se ne può. Potremmo andare a mettere quello super nerd che sembrava Zelda. Che secondo me, con lui non c'entra nulla, perché con lui devi metterli qua. Dai, facciamo, no, facciamo le cose fatte questo, bene. Sì. E deltaplano. Che poi tu non togli mai i punti, maledetto, che non sei altro, non si capisce nulla. Io sono curioso di vedere questo. Ok, provalo. Sono curioso di vedere questo. Provalo, provalo. Ora, prima di finire il primo video, ragazzi, togliere la scia di Natale. Voglio un attimino, e non rompermi le scatole. Magazzino potenziamenti. È qua, lo è sapevo. Costruisci maglia a modo tuo. Questa potrebbe diventare la skin migliore di sempre. Acquista il pass battaglia stagione 2 e visita il magazzino potenziamenti di maglia. Completa la sfida in maglia ogni settimana per poter potenziare varie parti del suo costume. Visualizza in anteprima le tue scelte di potenziamento. Quindi bloccale permanentemente man mano che completi le sfide per creare una versione Penso in maglia che tutta tua. Sbloccale sì. Permanentemente. Vabbè, non so perché sono ubriacati quando lo dovevano tradurre. Bello. Anche i tatuaggi puoi scegliere, che figata. Il primo era bellissimo. È bello anche lui. È però no, il secondo, quindi questo. Questo è bellissimo. Bellissimo. Sì. Piace un sacco. Però non posso andare a far nulla, credo, perché siamo alla prima settimana. La prima settimana noi determineremo la Dai, nostra acconciatura. Dai, anche i capelli! Bello, bello. Mi piace questa versione. Anche a me. Però è carina anche la prima. È comunque carina anche questa, sì. Con Claro. I capelli lunghi neri ci sta bene. Però forse preferisco questa. Vedremo. Comunque, vedi, tu dovrai fare tutti i vari pittura pezzi. Pittura facciale, sciarpa, casco, man mano, pantaloni, giubbotto. Bellissimo. Pieno. Bello. Bellissimo. Bello. Raga, questa qua è un'idea veramente, veramente carina che spero sì. continueranno a fare perché è una figata. Poi, assegnazioni giornaliere non abbiamo bisogno di premerlo. Su agenti li vediamo tutti. Cosa stiamo cliccando? Aspetta, è partito qualcosa di strano? Cosa è partito? Ok. Sono un sacco di cose nuove. Sì, sì, ti avevo detto che era particolare. Sì, 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 è diventato davvero particolare. Ah, era sua la manaia, ok. Ok, okay. Altre informazioni? No, aspetta. Allora, riservato agente brutto sombra. Ah! Bello. Puoi scegliere? Se andare verso gli ombre e gli spettri. Infatti questa cosa si sapeva, si vedeva questa, diciamo, doppia possibilità. Ma non pensavo fatta così. Guarda che bello, anche ombre. Vai the battle pass, va, va, completa almeno 18 sfide e briefing di Brutus. Raga, fighissimo. Belle, queste personalizzazioni mi piacciono, hanno aggiunto davvero un sacco di cose. Praticamente tu devi completarne 18 e poi decidi quale delle due prendere. Bello. Interessantissimo. Interessantissimo. Gli altri arriveranno man mano. E quindi di ognuno avremo variabili. Sì. Bellissimo. Molto. Bello. Sappiamo anche che minimo la stagione dura 56 giorni perché l'ultima era 56 giorni. Sì. Presto disponibile. E che cos'è? Contro. Non lo so. Non lo so. Poi punto interrogativo. Ok. Ok. Cos'è? Non lo so. Trova la lettera di Deadpool. Trova la lettera di Deadpool a Epic Games. Ma raga, hanno fatto un mix di diversi film, credo, non lo so. C'è altro. Caro Fortnite. Ho scommesso con i miei amici che se non avessi inserito questa nella scorsa stagione in gioco avrei dato via il mio braccio buono. Per favore dite che
Arti d'artista sono a rischio che va aggiunto immediatamente. Non... La traduzione mi sembrano. No, vabbè, ragazzi, lasciate perdere. Io non so perché non ti sei rimesso il gioco in inglese. No, vabbè, ogni tanto me lo cambierà solo. E quindi questo l'ho fatto. Non ringraziare l'autista dell'autobus. Missione numero 2. Quindi abbiamo un accendimissioni segreta di Deadpool. Che top. Bello, bello. Raga, ci fermiamo. Pieno di novità, quantomeno nel pass battaglia. Adesso speriamo che ci siano novità interessanti anche lato gioco. E noi adesso andiamo a registrare altri video che usciranno durante l'arco della giornata. Quindi basta certo. Che rimanete nel canale, vedrete tante novità di Fortnite. Così vedremo assieme cosa tutto c'è. Qui sotto, come sempre, come altri video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, ciao.